Oh, c'è già un attacco cani. Guardate lì trofini sto qua. Con l'anti-covid o... c'ho il respiratore io l'ostia Maurizio, un dudù è un giro da 3 o 6 ore questo? da 3 e mezzo. Ne abbiamo già fatta una adesso abbiamo subito, però sai quando arriviamo su a fianco a Valaro è bello, tu ci butti a sinistra verso passo il gruppo. Non andiamo laggiù in fondo, noi Bianca Vallaro lo vediamo, ma arriviamo su alla salita. Arriviamo su nel palpatine. Sì. Al balzone. Balzone, e al balzone c'è da farne un pezzo in mezzo ai campi e poi si trova giù a destra. E se facciamo la cima invece. Ma neanche se mi paghi. No, perché la cima non è. Avete capito che sto registrando tutto? La fortuna che non fa la ginecologa. La base stavolta. No. Ah, la base. Nel pacchetto era compresa anche quella lì. Vabbè, allora è un lavoro che... la teniamo lì. Permesso, sei un gallo, sei un scelto? Ah, lascia aperto. I problemi di condivisione. Ok. Thank you.
lasci tirare con giù le polle. La si pista. No, questo viene su quello da solo che è in un crinale sì, dietro sì, rispetto okay. A Giovo e Nuda. Poi c'è tutto il crinale con fino al passo delle radici che è laggiù in fondo, passo delle radici. E il giovarello è là dove c'è quel campone che si vede circondato sì. dal bosco. Sullo sfondo c'è il Cusna. La montagna prima c'è quel campone, il giovarello la dietro. E invece la cima scura, in ombra più alta che ce l'ha? Dove è il Cusna? Quella cima. Sono di un po'. La legge di gravità vince. Se cade sulla sinistra, quando scende a destra, cade in piedi. Pronti via! Sì, non sono ortiche. No, sono ortiche. Io ho preso una gratatina qua. Adesso faremo un esposto alla lumaca. Prati qua. Bello, eh? Veramente bello. No, secondo me è una discesa che merita. Eh sì, proprio qui dove dobbiamo passare noi. Ma questa è una strada. È la strada per andare a fare molto. Hai visto qua che è tutto secco? Perché la luce, sai, qui manca la luce, quindi purtroppo tutti sono gradati. Ci siamo tutti? Sì. Questa.